e fare gli esami, le visite mediche negli ospedali anche la sera, il sabato e la domenica, quindi aumentando ovviamente il compenso per medici e infermieri. Poi abbiamo fatto, c'è stata una riunione sui taxi, qua con 30 sigle sindacali, ed è stato scongiurato lo sciopero dei taxi che avrebbe creato tanti problemi anche a voi i prossimi 5 e 6 giugno. Il mio impegno è garantire il diritto al lavoro a taxisti ed NCC. C'è spazio per tutti, c'è posto per tutti, mi interessa il servizio agli utenti, mi interessa contrastare l'abusivismo, però abbiamo fatto diversi passi avanti. Grazie, grazie innanzitutto, mi avete scritto in centinaia sulla posta privata di Instagram negli scorsi 2 o 3 giorni. Siamo riusciti a inviare un bel po' di libri a ragazze e ragazzi che non ce la facevano magari spendere i 18 euro. Adesso poi Leo mi porta uno dei libri che abbiamo firmato, e quindi in tanti avete ringraziato. Per me è un piacere se posso essere utile a qualcuno. Forza Sinner, il primo italiano al mondo che diverrà numero uno nel ranking mondiale del tennis. Sempre oggi pomeriggio ho presentato le proposte della Lega per il piano salva casa, per andare avanti con le regolarizzazioni, le sanatorie di piccoli problemi che ci sono dentro le case di tanti italiani: il soppalco, la veranda, la grondaia, la cameretta, il bagnetto, il tinello. E sempre da questa settimana è operativa la nuova direttiva che impedisce di installare autovelox ovunque, in serie a ripetizione. La sicurezza sulla strada è fondamentale, gli autovelox nei punti pericolosi sono fondamentali, ma gli autovelox a ripetizioni furbi, magari nascosti, magari non comunicati adeguatamente, magari dietro la curva, magari dietro un albero, dietro un cespuglio, per tassare e fregare, multare automobilisti, lavoratori, motociclisti e camionisti, no. Pensate che è Firenze, secondo alcune ricerche, la capitale italiana degli autovelox. Quindi sicurezza stradale fondamentale, e ricordo che spero il nuovo codice della strada entri in vigore quest'estate, perché ad esempio prevediamo il ritiro della patente breve per chi abbandona gli animali lungo le strade. Ieri abbiamo segnalato, e ce l'avete segnalata voi su questa pagina, la storia di alcuni cretini che hanno lanciato un gatto dall'auto in corsa, che fortunatamente è stato salvato dall'auto che seguiva. Quindi ritiro della patente, multe e pene più severe, anche il carcere per chi maltratta, abbandona o uccide gli animali. Saluto Tommy, eccolo Gilbert Nana, uno dei grandi amici, numero uno, mai arrendersi, perché la gente come noi non molla mai. I decreti attuativi sulle piattaforme tecnologiche sono in via di definizione, come promesso. Ringrazio Luca, ringrazio Francesco Venturi, Angelo mi segnala che in Val Sabbia il meteo sta facendo disastri. Stiamo seguendo per quello che riguarda eventuali problemi e interruzioni su strade o ferrovie. Saluto Lorenzo, in tanti stanno seguendo la diretta, anche amici di Gilbert. Christian mi chiede: ma perché hanno silenziato gli incursori alla parata del 2 giugno? Ecco, l'ho messo su questa pagina, follia, la censura. Non si può più dire 10, non si può più fare la X così. Non si può più dire decima, ma non c'entra niente col fascismo, non c'entra niente col passato, con Mussolini. Ma finché abbiamo una sinistra che si occupa solo dei fantasmi del passato e non del futuro dei ragazzi, di abolire il numero chiuso alla facoltà di medicina, di adeguare gli stipendi, di intervenire sulle nostre scuole come sta facendo il ministro leghista Valditara, ecco, lasciamo che la sinistra si occupi di decima, di censura, di bavaglio. Noi preferiamo occuparci di futuro. Saluto Antonina, saluto Stefano Rispoli e lo ringrazio per la stima. Matteo, quando possiamo rivedere Vannacci? Giovedì, giovedì per Roma, perché abbiamo un incontro giovedì, sì, alle 18, dopodomani. Dopodomani, ore 18, piazza Santi Apostoli, Roma, il cuore di Roma, di fianco a Piazza Venezia, quindi comodamente raggiungibile anche coi mezzi pubblici. Salvini, Vannacci a incontrare i cittadini di Roma, e quindi io voto Vannacci. Salvini: non ho mai votato Lega, ma sto giro voto Lega. Grazie.
Mi raccomando, Matteo, il ponte sullo stretto. Sì, i cantieri del ponte sullo stretto sono determinato ad avviarli entro quest'anno. Marianna, sei in diretta? Sì, Marianna, sei in diretta. Maria Rita, quando ci sarà Vannacci a Roma? Giovedì, dopodomani, fra due giorni, ore 18, Piazza Santi Apostoli. Donato il cavallo, mi scrive Codardo. Vabbè, se sei contento così, un bacione. Io voto Vannacci e Ceccardi, scrive Romina. E se avete voglia di raccontare per chi votate, ecco, mi raccomando, però andate a votare, eh? Andate a votare, non lasciate che siano altri a decidere al posto vostro. Noah Philips mi dice il migliore, grazie. Saluto Bassman 1568 piuttosto che Riccardo Guiotto. Salvini, mi raccomando, la pace, non vogliamo la guerra. Assolutamente sì. Ecco, qualche giornale francese si sta stupendo perché io sto criticando Macron, ma non perché mi stia antipatico, ma perché sta continuando a ribadire che bisogna ipotizzare di mandare i soldati europei, quindi anche voi, soldati italiani, in Ucraina a combattere. Altri stanno dicendo che le armi che abbiamo mandato all'Ucraina dovremmo usarle anche per attaccare la Russia, per bombardare la Russia, per uccidere in Russia. No, non so come la pensiate voi, fra la guerra e la pace. Io fra la guerra e la pace scelgo sempre e comunque la pace. Vuole andare in guerra Macron? Vuole andare in Ucraina a combattere Macron? Vuole andare ad attaccare, a bombardare la Russia Macron? Ci vada lui. Non rompa le scatole ai giovani europei, agli studenti, ai lavoratori che vorrebbero vivere tranquillamente, serenamente, in Italia, in Francia, in pace. Macron, se hai voglia di guerra, se hai smania di guerra, vai, parti, armati e parti. Non rompere le scatole a tutti gli altri. Saluto Stefania, saluto Oscar. Saluto Dario Pezzini 5, io voto Vannacci, sto giro voto Vannacci, Matteo guarda anche cosa fanno i palestinesi agli israeliani, assolutamente io lavoro e lavorerò per la fine del conflitto anche fra Israele e Palestina, l'idea mia della Lega è chiara, Israele ha diritto a esistere, se uno Stato come l'Iran parla di cancellare Israele dalla faccia della terra è preoccupante, quindi diritto all'esistenza, alla vita, per un popolo straordinario, giovane, come quello israeliano, ma diritto all'esistenza anche dei giovani e del popolo palestinese, sradicando i terroristi islamici di Hamas, che tengono in ostaggio palestinesi e israeliani. Margherita, ti voto anch'io, saluto Sirio, saluto chi ci segue dalla Tuscia. Sto studiando latino e mi sto distraendo con te. Non voglio averti sulla coscienza, non voglio averti sulla coscienza. Rosa, rose, rose, rosam, rosa, rosa, se non ricordo male la prima declinazione. Sto tornando indietro. Io voto per la Sardone, io voto Vannacci, io voto Lega. Matteo, ti rubo la casa. Un messaggio intelligente. Vallì da Genova, Matteo, cosa ne pensi di quello che stanno facendo a Toti? Io penso che Giovanni Toti, governatore della Liguria, sia una persona per bene, sia una persona onesta e per Genova e per la Liguria abbia fatto tantissimo in questi anni e quindi ritengo e spero che possa tornare il prima possibile libero a fare il governatore della sua terra, che ama più di ogni altra cosa. Non entro nel merito delle vicende giudiziarie, però spero che i giudici, se hanno qualche dubbio, se hanno qualche elemento, se hanno qualche prova, se hanno qualche sospetto, facciano in fretta. Non puoi lasciare agli arresti, in prigione o a casa una persona per settimane o per mesi senza entrare nel merito. Quindi grazie alla Liguria, perché in questi anni, non solo grazie alla politica, ma grazie ai genovesi, grazie agli imprenditori, grazie agli operai, grazie agli ingegneri, grazie a tutti i genovesi e i liguri, dopo il disastro del ponte si è rialzata in piedi e in questi anni la Liguria ha vissuto uno sviluppo straordinario anche grazie all'operato di Giovanni Toti, di tanti sindaci di tutti i colori politici e della Lega, fatemi dire. Domenica torno apposta a Milano per votare Lega. Grazie.
Grazie, saluto Tommy che dice grazie Matteo, Gandolfi Giancarla, saluti, io voto Lega, Daniela Palladino, Vannacci dice sempre il giusto, John Lega per sempre, Giorgio fate qualcosa per la sicurezza, ci sono troppi delinquenti, comunque voto Lega. Grazie, questo è un plebiscito, eh? Se le elezioni vanno come questa live, ragazzi, tanta roba. È la prima volta che voto, mi scrive Peppino Corvaia, e voterò Lega. Emanuele, ti aspetto a Lodi. Matteo, ti offro un caffè a Santa Marinella, ce la fai? No, Santa Marinella no, perché poi ho altre due riunioni qua in ufficio, però stasera sono a Tivoli. Se qualcuno fosse di passaggio, saluto Nadia. Salvini, sei un delinquente. Boh, convinto tu. Convinti tutti. Io voto Vannacci e Basso. Ciao Matteo, sei il migliore. Simone Crestetto, sì, si vota Lega tutti. Antonella, come faccio ad avere il libro? Allora, innanzitutto grazie, perché pensate che in poche settimane anche il tizio che ha appena scritto se ti trovo vomito. E no, spegni. Ma qualcuno ti sta costringendo a guardare la diretta. Non sono entrato io con la forza a casa tua. Disconnetti, leggi un libro, chiama la fidanzata, fai due passi, vai in un ospedale a donare sangue, fai qualcosa di utile. Nessuno ti costringe a stare qua e a vomitare se oltretutto ti faccio questo effetto. Pensate, abbiamo superato le 30.000 copie. Quindi se qualcuno vuole andare a capire cosa c'è dietro un ministro, dietro la Lega, che idee di futuro, di Europa, di pace, di lavoro, di sicurezza abbiamo, intanto Andrea il Terzo dice il libro è bellissimo, grazie, si trova in libreria oggi pomeriggio e se uscite a Milano, a Roma, a Bologna, a Torino, a Firenze, anche nei piccoli comuni, in libreria, Mondadori, Feltrinelli, all'Esselunga c'è il libro, poi ditemi cosa ne pensate. Se qualcuno... Maria dice mi saluti, comprerò il libro, Salerno saluta dalla Calabria, Luigi Caporrella, grazie Matteo, continua così, ecco, il libro c'è, se qualcuno non ce la fa, perché 18 euro magari per un disoccupato, un precario, uno studente sono troppi, se scrivete in posta privata, le ultime copie che sono rimaste qua in ufficio ve le mandiamo, intanto ringrazio in tanti che l'hanno letto. Salvini sei un troglodita, però allora innanzitutto alla tua salute, un bel deca. Donato, alle 18 e 17 di un martedì in un paese bello, civile, libero come l'Italia, dove si possono fare tante cose, perché vieni qua a insultare il prossimo? Perché? Cioè, beh, il mondo è enorme. Donato, si possono fare tantissime cose. Si può andare a fare volontariato salvando animali. Ad esempio, ci sono dei canili, ci sono dei gattili. Se hai dentro questa rabbia repressa che ti porta qua a insultare il prossimo, liberati, apri i polmoni. Apri la mente, sorridi, la vita è così bella, ma spesso è così breve, che non vale la pena a passarla odiando, insultando, con rancore, con invidia, con gelosia. Dai, vai ad aiutare qualcuno nella tua città. Anna Cazzanti, comprerò il tuo libro, sei un grande. Matteo, proposte per i giovani oltre la leva? Ma innanzitutto stiamo lavorando per aprire le porte delle università a tante ragazze e tanti ragazzi, ad esempio superando il numero chiuso a medicina. Sono convinto che ci siano tanti ragazzi connessi che da mesi o da anni stanno provando col test per accedere a medicina e magari non ce la fanno. E quindi aprire le porte delle facoltà italiane ai ragazzi in gamba. Questo è uno degli esempi. Poi per chi apre una partita IVA, per i giovani che entrano già nel mondo del lavoro, la flat tax, l'aliquota fissa, bassa, 15% per i giovani, addirittura al 5%. Quindi se sei bravo, se hai una buona idea con i tuoi amici, con i tuoi soci, puoi aprire una piccola azienda, lo Stato ti chiede pochissimo e se poi inizi a correre, a fatturare, a vendere, vai, ti crei una fortuna. Quindi bisogna scommettere sui nostri ragazzi. Palù 17 mi scrive ho la scuola a pezzi, aiutaci. Però scrivimi in posta privata quale scuola,
ma perché altrimenti non riesco a segnalarla. Matteo, perché squadra tifi? E beh, qua molti lo sanno. Sono nato milanista e morirò milanista. Anto scrive: oggi più di ieri odio i carabinieri. E poi se qualcuno ti entra in casa per rubare, chiama i Fantastici 4, Anto, eh? Non chiamare il 112, non chiamare i carabinieri o la polizia. Se qualcuno ti aggredisce, se qualcuno ti minaccia, se corri un rischio, visto che oggi più di ieri odi i carabinieri, chiedi aiuto alla fata turchina, non ai carabinieri. Sempre dalla parte delle forze dell'ordine, delle donne e degli uomini in divisa. Nico Sanna, forza Sinner, numero uno, sempre e comunque. Matteo, ti aspettiamo a Vigevano, venerdì sono a Pavia. Matteo, se sei un marocchino, so, se pensi di insultarmi dandomi del marocchino, hai qualche problema nel cervelletto. Chi distingue gli esseri umani in base alla razza, al colore della pelle o alla città dove sono nati, ha dei problemi nel cervelletto. Viva tutti i ragazzi arrivati da lontano, arrivati dall'estero, che sono qua e hanno nell'Italia casa loro. Io voterò Vannacci e Sardone. Matteo, ti aspetto a Castiglione delle Stiviere. Matteo, mi regali un libro, Morris. Scrivi in posta privata, ripeto, se qualcuno ha i 18,90 euro è in libreria ancora nei prossimi giorni, all'Esselunga, in Mondadori. Se per qualcuno, lo capisco, i 18 euro sono un problema, qualche libro ancora ce l'abbiamo. Scrivete alla fine di questa diretta, fra 5 minuti, che poi ho altre due riunioni nella stanza a fianco. Nome, cognome e indirizzo, però, ragazzi, perché qualcuno di voi ha scritto: Matteo, mi mandi il libro, mi chiamo Antonella. E Antonella, non sono un genio, però se non mi dici come ti chiami di cognome, la città, la via, il numero civico, dove devo mando sto libro? Io voto il PD e mi chiamo Ferruccio. Ma facciamo, abbiamo 3 minuti, questa è una diretta libera, non so quanti altri politici facciano una diretta senza filtri, rispondendo alle domande, ai complimenti e anche agli insulti. Ogni tanto, ecco, le bestemmie no. Ecco, chi perde tempo scrivendo bestemmie ha proprio sbagliato pagina, perché siete dei minorati. Se pensate bestemmiando di dimostrarvi dei grandi, degli adulti, siete solo degli sfigati, perché la bestemmia è assolutamente sintomo di povertà mentale e culturale. Sì, certo, non riesco a rispondere a tutti, siete alcune migliaia connessi e in centinaia state scrivendo. Salvini, sei un grande. Simone Moschini, grazie, il libro mi è arrivato oggi. Ecco il cretino che bestemmia, non lo cito neanche. Saluto invece Riccardo Baratella, saluto Genox Gero 5, Roby 8 e 9, voto Lega. Nicola Chianese, il ponte sullo stretto quando si farà? L'obiettivo è aprire i cantieri quest'anno e renderlo, ovviamente ci lavoreranno i migliori ingegneri, i migliori tecnici, geologi, operai, le migliori imprese italiane, ma ci sono anche spagnoli, giapponesi, danesi, americani che stanno lavorando al progetto ponte. L'obiettivo è di aprirlo al traffico, alle prime moto, alle prime auto, ai primi treni veloci nel 2032. Non so se avete visto il video della Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che ha preso il traghetto sullo stretto dicendo: non so perché Salvini e i siciliani vogliono il ponte, perché questo traghetto è veloce, non inquina e non c'è nessun problema. L'hanno ricoperta con migliaia di commenti, in alcuni casi simpatici, in altri casi irripetibili, dicendo: Ellie, cara Schlein, cara comunista, tu vieni in Sicilia, in Calabria una volta all'anno. Noi che dobbiamo attraversarlo per lavoro tutti i giorni o per studio tutti i giorni lo stretto, a volte ci mettiamo 1, 2, 3, 4 ore in estate. Quindi obiettivo ponte, averlo aperto entro il 2032. Cristina, buonasera Matteo Salvini, state facendo un ottimo lavoro. Io mi chiamo Franco di Milano e voto Vannacci. Saluto Valerio. Mira mi dice: Matteo, fammi un bonifico. E l'altro: Matteo, fammi promuovere. Non posso né farti un bonifico né farti promuovere. Matteo, forza Tunisia. Ma chi è la Schlein? Non la conosce nessuno. Voto Lega. Dav Losa dice Lega. Carlo De Leo, la Schlein non mi piace. Enzo, i comunisti sono annidati nelle pubbliche amministrazioni. Calma, ma non ci sono più i comunisti. Dai, ci sono persone ferme
al passato. Ringrazio Matteo Romani, ringrazio Davi Piose, ringrazio Maria Fontana e Gabriele Foti. Non mi fermerei mai di parlare con voi, però questo è un appuntamento, l'avevo promesso, perché oggi c'erano gli aggiornamenti. Consiglio dei Ministri che approva un decreto per ridurre le liste d'attesa aumentando i compensi dei medici e facendo le visite anche la sera e nei fine settimana. Proposte della Lega per il salva casa, per arrivare a regolarizzare, sanare, condonare verande, soppalchi, mansarde, piccoli problemi interni alle abitazioni di tanti italiani che bloccano queste case. Ah, un abbraccio agli amici del ristorante Nino a Letoianni. Gabriele Foti, voto Lega perché ci sei tu. Ringrazio Davide Strambini, Ciro Paolo, forza Matteo. Ho votato l'ultima volta la Meloni, domenica voto Lega. Grazie, l'importante è rimanere nel centrodestra. Mi fa piacere che tanti sondaggi dicano che la Lega sta crescendo, che tanti abbiano espresso anche qua l'intenzione di votare Vannacci. Per gli imprenditori cosa state facendo? Il taglio delle tasse. Il taglio delle tasse con la flat tax. Ad esempio ci sono in questo momento più di 2 milioni di partite IVA che pagano solo il 15% di tasse. Quindi piccoli imprenditori, commercianti artigiani e professionisti, più di 2 milioni, grazie a una legge voluta dalla Lega, pagano solo il 15% di tasse se fatturano fino a 80.000 euro all'anno. Quindi diciamo che per molti è un bel aiuto. Non vedo l'ora che arrivi domenica per votare Lega. Se mi dici forza Tunisia, voto Lega. Ti posso dire forza Tunisia a prescindere dal voto, dal non voto per la Lega. Il voto è una roba seria, non è forza Milano, forza Inter. Antonio Martiradonna, Lega per tutta la vita, commercianti artigiani mi raccomando, se Macron vuole la guerra ci vada da solo. Ecco, questo è il principio che mi guida. Macron, se tu fossi collegato ti metti l'elmetto, ti metti il giubbotto, ti prendi la fionda, la cerbottana o il fucile a elastici, prendi il primo aereo, vai in Ucraina, vai in Russia, vai dove ritieni di andare senza rompere le scatole ai giovani europei, francesi, italiani che vogliono un futuro di pace, di serenità, di studio, di lavoro, non di bombe, di armi, di missili e di morte. Quindi grazie ragazzi, ci vediamo nelle prossime ore, adesso devo proprio scappare, però state sintonizzati perché domani ci rivediamo, dopodomani ci rivediamo, venerdì ci rivediamo per aggiornarvi di quello che giorno per giorno facciamo da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da Segretario della Lega, da italiano per il nostro straordinario Paese. Per chi ha qualcosa da aggiungere, tranne i bestemmiatori che proprio, ma non li sopporto, mi stanno qua. Quello che arriva qua a bestemmiare è veramente un minus, non un maranza, un minus. Ecco, quindi minus e decerebrati, fateli pure, date su altre pagine, pieno di pagine, su Instagram. Per chi invece ha qualcosa da chiedere, da scrivere, da comunicare, da commentare, in posta privata, adesso su Instagram, non rispondiamo a tutti in 5 minuti, però piano piano ci arriviamo. E buona lettura, fatemi sapere poi cosa ne pensate, perché tantissimi ragazzi lo stanno leggendo e mi fa un enorme piacere, perché non è facile che un libro che parla anche di politica entri in tante scuole, entri in tante classi, entri in tante case. Per me è motivo di orgoglio. Voi siete il mio motivo di orgoglio. I giovani italiani sono il motivo del mio lavoro e della mia passione e professione.